Lo ha massacrato di botte la notte di Capodanno. Tutto è successo poco prima delle tre del primo gennaio. La polizia è intervenuta nell'abitazione di un 49enne vicentino in stradella San Sigoli, già condannato per detenzione di stupefacente. All'interno dell'abitazione dell'uomo, gli agenti hanno trovato in coma un 52enne di Vicenza che è stato immediatamente soccorso dal personale del SUEM e portato in rianimazione. Le attività di indagine hanno fatto emergere che le ferite sarebbero state causate dal 49enne. Che avrebbe colpito ripetutamente il ferito con calci e pugni, recandogli fratture ed emorragie a seguito di una discussione nata presumibilmente per futili motivi. Tra le piste seguite non si esclude quella legata allo spaccio di droga. Per le gravi ferite riportate dalla parte offesa, il 49enne è stato arrestato e portato in carcere con l'ipotesi di reato di lesioni gravi. Oggi, davanti al Jeep, Matteo Mantovani, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere.